Specialmente nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, anche se con l'infortunio dell'esterno destro iniziale ci ha un pochino compromesso quello che erano i nostri dettagli tecnici. Tutto sommato, viva il Mantova che ha vinto e ha avuto l'onore di fare il gol, perché alla fine, se andiamo a analizzare un po' com'è andata la partita, un buon primo tempo per noi, un buon secondo forse per loro, dico anche che un pareggio forse non sarebbe stato di disgusto da parte di nessuno. Ecco. Con la conclusione nel finale da parte del Trento, oltre a quella c'è un solo tiro in porta da parte della tua squadra, quello sembra un po' poco al di là della che lei ritiene possa aver sviluppato la tua squadra. Beh, indubbiamente quando si viene a giocare a Mantova, si è di fronte a una squadra importante, come l'ho detto prima, è chiaro che se andiamo ad analizzare i nostri tiri in porta del secondo tempo non sono stati un granché, sono cose che succedono, non cambia niente, le occasioni qualcosa l'abbiamo fatto nel primo tempo, nel secondo siamo mancati, l'ho detto prima. L'azzardo di Baudi dal primo minuto, soprattutto nella fase decisiva della gara, cioè i primi 10 minuti, il Trento praticamente c'è il campo, era come se avesse un giocatore indietro, quindi avete subito tantissimo. Diciamo, il gol è stato quasi una conseguenza del momento della squadra. No, ma non credo il gol, no, non credo. Ma parla del secondo tempo, del secondo tempo. No, lì secondo me hanno fatto bene loro questa diagonale e noi stavamo venendo su. Di conseguenza abbiamo subito questo, diciamo, mezzo contropiede, ecco. No, non ritengo che il discorso di Baù sia un discorso da mettere su un'analisi di inferiorità numerica. Baù dovevamo recuperarlo perché vogliamo recuperarlo in tutti i modi, l'unico modo per recuperarlo è fargli fare delle partite di campionato, è logico.